Non conosce sosta l'impegno dell'arma dei carabinieri al servizio dei cittadini, un concetto ribadito dal colonnello Vincenzo Pascale, comandante provinciale dei carabinieri, nel corso della cerimonia svoltasi alla caserma Guccione di Viale Regina Margherita per celebrare i 208 anni dalla fondazione dell'arma. L'ufficiale, nel proprio discorso, ha sottolineato l'impegno dei militari, evidenziando i risultati raggiunti nell'ultimo anno con le operazioni Carima, Chimera e Ultima Fermata, con cui sono state smantellate un'organizzazione criminale nigeriana che gestiva lo spaccio nel centro storico di Caltanissetta e alcune cosche mafiose di Stiddo e Cosa Nostra attive tra Mazzarino e Gela. Non sono mancati nemmeno l'impegno sul fronte della criminalità comune e gli interventi su segnalazione dei cittadini. A questo proposito sono state 6.400 le segnalazioni arrivate al 112 dall'inizio del 2021. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati gli encomi al vicebrigadiere Enrico Gagliano, all'appuntato scelto Giovanni Raia, al capitano Salvatore Saliniti, al luogotenente Nicolò Zuccalà, al maggiore Salvatore Vilona, comandante della compagnia di Caltanissetta, al luogotenente Attilio Granatelli, all'appuntato scelto Pietro Luca Branca e all'appuntato scelto Sandro Ingorvaia per il loro impegno in indagini e attività di controllo su tutto il territorio della provincia. È con grande gioia che festeggiamo il 208° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri tra le autorità e circondati dall'affetto dei cittadini e dei nostri cari. Sono 208 anni di passione, di entusiasmo, di generosità e di dedizione al bene delle comunità che ci sono affidate. Un bilancio sicuramente positivo, sono state svolte tante attività, io cito in particolare ciò che è stato fatto nel periodo della pandemia, perché insomma è un momento in cui ci rimarrà impresso nella mente. Nessuna stazione dei carabinieri, nessun presidio dell'arma è stato chiuso per scelta istituzionale, ma siamo rimasti sul territorio, tra la gente, al servizio della gente. Sono state fatte diverse attività, ne cito qualcuna: aiutare gli anziani al ritiro delle pensioni, portare a domicilio bombole di ossigeno per chi ne aveva dove era necessario. Nessun cittadino, anche nei luoghi più isolati e più lontano, si è sentito abbandonato. Quindi questo direi che è uno dei risultati più straordinari che sono stati raggiunti. Quali sono state le difficoltà maggiori sia nel periodo di pandemia che anche dopo, durante la ripresa? Ma non direi difficoltà particolari, direi che c'è una forte attenzione, c'è stata una forte attenzione nel periodo della pandemia, ci sarà altrettanta attenzione nel periodo post pandemia su diversi settori, perché ovviamente la ripresa anche della macchina economica in generale comporta un'attenzione particolare anche nell'investire i tanti fondi che sono in arrivo proprio per la ripresa del paese.